Ok, questi che vi ho fatto vedere sono diciamo i più intensi e i più scuri anche come gradazione di colore. Poi ho questo, sempre ad alta pigmentazione, può essere usato anche questo come illuminante, è un colore sul rosa, un rosa dorato, questo qui. Bellissimo anche questo, vi ripeto, questi ombretti chiari ad alta pigmentazione sono molto belli anche da applicare solamente da sole, quindi quando magari avete fretta e poco tempo mettete un po' di questo in mascara ed è perfetto. Poi c'è questo qui, è un color beige più che altro con dei glitterini. Anche questo è molto carino e anche questo potete utilizzarlo come illuminante. Sempre con dei glitterini, ho anche questo viola. Questo è il numero 73. Come vedete ci sono, non sono glitterini, sono proprio brillantini un po' più grandi. Questo però dovete stare attenti perché quando lo mettete tende a far cadere tutti i brillantini e vi rimane solo il colore viola. Quindi è meglio utilizzarlo, comunque magari fissarlo con del Fix Plus o comunque qualcosa che vi tenga l'ombretto più a lungo sulla palpebra, altrimenti vi cadono tutti i brillantini. Però anche questo come colore è bello. Uguale, ho un verde mela, molto carino soprattutto di estate. Questo è il numero 71. Poi ho un bianco, ah, ecco, era sempre la serie del bianco opaco. Questo è come molto bianco, non è facile diciamo da trovare un bianco così scrivente, anche questo comunque essendo opaco è comunque intenso e anche questo è bellissimo. Allora vi faccio vedere questo eyeliner, invece si chiama Definition Waterproof Eyeliner. Questo colore è un colore verde acqua, bellissimo. C'era anche blu elettrico, viola, lilla, super intenso. Mi sembra un grigio e naturalmente sarà il nero. Ma questo è stupendo. Ve lo faccio vedere. Questo qui. Adesso non rende molto qui sulla telecamera, però vi assicuro che è proprio il colore, ecco, come si vede in questo momento, è bellissimo e più che altro essendo waterproof l'ho provato, rimane, voi vi truccate la mattina alle 7, rimane fino alla sera a mezzanotte, è fantastico. Poi ho anche l'eyeliner nero della collezione Dreams, anche questo ve lo consiglio perché ha un pennellino ed è molto facile comunque da applicare. Il nero è molto intenso e rimane lucido. Ve lo faccio vedere anche questo. È intenso e come vi ripeto lucido. Poi, due ultimi acquisti che ho fatto ultimamente sono due ombretti della linea High Tech Look. In pratica il prodotto è in questa parte. Ve lo faccio vedere. Questo si svita. Qui dentro c'è il prodotto. Come vedete ce n'è poco di prodotto. C'è scritto che basta per 150 applicazioni, però ecco, già che lo applicate una volta e lo volete utilizzare come ombretto su tutta la palpebra, tendete ad utilizzare molto prodotto. Quindi io questo sinceramente non lo uso come ombretto, ma lo uso come fosse una matita. Lo uso o magari nella rima inferiore dell'occhio, o proprio per fare una linea con l'eyeliner o per esempio per andare a sfumare ancora di più una matita nera per creare uno smoky, magari di questo colore. È molto comodo perché ha l'applicatore a spugnetta e per questo è comodo, però interamente come ombretto no, perché se no altrimenti finisce subito. Della stessa linea c'è anche di questo colore. Ci sono svariati colori, comunque li trovate, mi sembra 15 gradazioni. Questo invece, come al solito non lo uso come ombretto, ma questo è perfetto da usare come illuminante. Avendo l'applicatore potete applicarlo tranquillamente sotto l'arcata sopraccigliare e anche qui vi facilita appunto l'applicazione dell'illuminante. Per quanto riguarda invece le matite, ho una matita della linea Glamourous
High Pencil è questo viola, bellissima anche questa, ve la faccio vedere, colore intenso, anche qui non rende molto, comunque guardate come qui, come lo vedete qui, bellissima. Poi sempre della linea Glamourous ho la matita argentata. Queste matite sono tutte bellissime e scrivono molto e soprattutto tengono, non tendono a svanire, quindi sono stupende. Una matita invece che vi consiglio è questa matita della linea Vibrant Eye Pencil. Questa è nera, da una parte c'è appunto la matita molto molto morbida, faccio vedere, molto morbida, colore nero molto intenso, questo è il numero 6, no scusate, sì 6, e dall'altro lato c'è l'applicatore, lo sfumino, che sfuma molto bene e potete usarla per fare un perfetto smokey eye. Di questo ci sono anche tre varianti di nero, mi sembra c'è un nero un po' più opaco, un nero che tende al grigio, ce n'è anche un altro che non mi ricordo sinceramente. Comunque ci sono varie graduazioni, questa la trovo stupenda perché è molto morbida e tra l'altro è anche waterproof, quindi ve la consiglio. E niente, questo mi ho fatto un piccolo excursus sui prodotti che attualmente ho della Kiko, che naturalmente ho provato. Vi ripeto, ci sono dei prodotti che vi consiglio e altri no. Vi consiglio, quando siete lì, se andate alla Kiko e vi piace un ombretto, soprattutto il colore, ma soprattutto questi della collezione, questo come ti ho fatto vedere prima del Color Sphere, di provarlo sulla mano. Perché spesso vi piace il colore, però poi quando lo andate a provare non si vede nulla. E niente, spero vi sia stata utile. Un bacio, ciao!